Un Barletta motivato e concreto regola 3-0 il Bitonto al Putilli, portando a casa la seconda vittoria stagionale, ma soprattutto mettendo da parte la brutta versione di sé scesa in campo una settimana fa a Matino contro il Nardò. Ginestra ridisegna la sua squadra in avanti spazio alla qualità di Schelotto, Russo e Marilungo, una sorta di 3-4-2-1 dove a centrocampo trova spazio Cafagna al posto di Marsili. Dall'altra parte un Bitonto che incappa nella seconda sconfitta consecutiva, ma soprattutto l'unico gol segnato resta quello della prima giornata sul campo dell'Angri, 0 reti nelle successive 4 partite di campionato. Pronti via e il Barletta mette subito le cose in chiaro. Al secondo minuto Russo sfiora il palo con un pallone lavorato bene da Schelotto, al 7° e al 10° si accende Padovano, prima con una conclusione deviata in angolo, la seconda sfiora l'incrocio dei pali, al 17° è Sepe a mettersi in luce ma senza esito. Dopo i primi 20 minuti tutti di marca biancorossa, il Bitonto si fa vedere al 21° colpo di testa al lato di Gianfreda, al 24° la conclusione apparentemente innocua di Acampora costringe Sapri alla deviazione in corner, al 29° riecco il Barletta con il sinistro di Russo fuori di poco, al 36° brutte notizie per Valeriano Loseto, infortunio per Navas, al suo posto dentro Gomez, sospetta frattura alla clavicola per il calciatore neroverde. Il primo tempo si chiude con il tentativo mancino di Marconato respinto in corner. All'intervallo Barletta e Bitonto sono ancora sullo 0-0. Nella ripresa il canovaccio del match non cambia, passano pochi secondi e Schelotto costringe Taroli all'intervento su un cross tagliato in aria. Poco dopo il capitano biancorosso conclude di poco al lato, stesso esito sul tentativo all'8° di Russo. Il Barletta non lascia rifiatare il Bitonto e al 16° arriva l'episodio che sblocca la partita, lancio per Schelotto, l'argentino sposta il pallone sull'uscita di Taroli, contatto e calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Schelotto non fallisce e porta in vantaggio il Barletta, Putilli in festa, da sottolineare l'abbraccio tra squadra, capitano e allenatore. Il Bitonto non accenna alla reazione e al 28° Taroli è chiamato agli straordinari sul tentativo a colpo sicuro di Marilungo, alla mezz'ora ci prova Ngom di testa, pallone al lato di non molto, al 37° il Barletta poi raddoppia, questa volta su punizione, il mancino di Marconato bacia il palo e poi si infila in rete per il 2-0. Gli ospiti accusano il colpo e poco dopo, nuovo calcio d'avvio, perdono malamente un pallone che permette a Ngom di involarsi in aria e poi sfornare l'assist preciso per Caputo per la rete del definitivo 3-0. Finisce così con gli applausi del Putilli, vittoria che permette a Schelotto e compagni di fare un salto importante in classifica. Domenica prossima il Barletta sarà di scena a Matera, male il Bitonto, incapace di trovare la via del gol da 4 partite, ma non solo, nel prossimo turno contro la Paganese a Bitritto servirà un altro tipo di prestazione.